Ciao, ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni del raffreddore nei bambini. I sintomi del raffreddore nei bambini sono simili a quelli negli adulti, ma possono manifestarsi in modi diversi. Ecco alcuni dei segni e dei sintomi comuni del raffreddore nei bambini. Congestione nasale. Il naso del bambino può essere chiuso o gocciolare, causando difficoltà nella respirazione attraverso il naso. Starnuti. I bambini possono starnutire frequentemente a causa dell'irritazione delle vie nasali. Tosse. La tosse è comune e può variare da secca a produttiva. Gola irritata. Il mal di gola è spesso uno dei primi sintomi del raffreddore. Febbre. Alcuni bambini possono avere una lieve febbre a causa del raffreddore, ma di solito è moderata. Mal di testa. Alcuni bambini possono lamentarsi di mal di testa leggeri. Sensazione di malessere generale. Il bambino può sembrare stanco o irritabile a causa del raffreddore. Perdita di appetito. La congestione nasale o il mal di gola possono influire sull'appetito del bambino. Occhi lacrimanti. Il raffreddore può causare irritazione agli occhi e lacrimazione. Raffreddore contagioso. I bambini possono trasmettere facilmente il raffreddore agli altri attraverso il contatto diretto o condividendo oggetti infetti. I sintomi del raffreddore nei bambini di solito durano da alcuni giorni a una settimana o più, ma tendono a risolversi spontaneamente, senza la necessità di trattamenti specifici. È importante assicurarsi che il bambino rimanga idratato, riposi a sufficienza e riceva una dieta equilibrata per aiutare nel recupero. In caso di febbre o sintomi gravi, è consigliabile consultare un medico per escludere altre infezioni o condizioni più gravi. Anche se non esistono farmaci specifici per curare il raffreddore, il medico potrebbe raccomandare l'uso di farmaci da banco per alleviare i sintomi, come antipiretici per la febbre o spray nasali salini per la congestione. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico o del pediatra prima di somministrare qualsiasi farmaco ai bambini. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.